Questo video vuole essere ovviamente leggermente provocatorio. Non sto dicendo che un telefono da 100 euro è uguale a un telefono da 1000. Sulla sinistra partiamo con un Realme C21 da 100 euro. Il secondo sulla sinistra è il BlackBerry K1, costava 600-700 euro al lancio. Il terzo è un Huawei P Smart Z da circa 250 euro. E l'ultimo è lui, l'iPhone XS Max da 64 giga da circa 1200 euro al prezzo del lancio. Loro sono ovviamente tutti smartphone diversi, BlackBerry ha una tastiera fisica, il primo, questo C21, è estremamente economico, punta tutto sulla batteria e sulla multimedialità, ovviamente low budget, quindi dispositivo per chi vuole spendere una cifra al di sotto addirittura dei 100 euro. BlackBerry punta di più a chi vuole sentire la tastiera fisica, quindi purtroppo non lo fanno più, ma era un dispositivo rivolto a chi mandava messaggi, mail, voleva un dispositivo diverso dalla massa. P Smart Z fu uno dei primi, non il primo ovviamente, usciti con la fotocamera frontale pop-up, e iPhone rimane sempre un punto di riferimento negli smartphone di fascia alta, altissima, con prestazioni al top. È l'unico, l'iPhone, ad avere lo schermo OLED, AMOLED, quindi è l'unico ad avere la tecnologia con colori ancora più saturi degli altri e con una luminosità di punta in esterna che teoricamente dovrebbe essere più alta. Però poi, come vediamo dalle immagini, questo P Smart Z Huawei da circa 250 euro riesce ad avere una luminosità che è addirittura più alta, con un dispositivo che costa infinitamente meno e ha addirittura un display più grande. Ripeto, questo vuole essere solo una provocazione. Chi ha bisogno di uno smartphone al top su tutto, fotocamera, prestazioni, è ovvio che deve andare a spendere cifre che sono alte e al mondo d'oggi sono veramente forse troppo alte. Spendere uno stipendio per un dispositivo è al limite del discutibile. Però va detto che poi alla fine nelle operazioni ordinarie, cioè quelle che facciamo tutti i giorni, la chiamata, il messaggio di WhatsApp, la navigazione su internet nel browser per appunto cercare un articolo in un qualsiasi sito, si comportano praticamente tutti allo stesso modo, cioè riusciamo a fare le stesse identiche cose. Certo, non abbiamo scoperto l'acqua calda. Se un telefonino si chiama telefonino, se uno smartphone appunto ha la navigazione internet, è ovvio che riesca a fare le stesse cose, però quando poi ci soffermiamo 5 minuti a pensarci, ci rendiamo conto che a volte forse quello di cui abbiamo bisogno non è lo smartphone da 1500 miliardi di euro. Questo è il concetto. Quindi, fermo restando che sono tutti dispositivi diversi e ognuno compra quel che vuole e compra quel che di più gli piace, certo, però poi alla fine, all'atto pratico, se ci facciamo influenzare troppo dalle pubblicità, troppo da questi marketing dove puntano ad avere 5 miliardi di fotocamera ogni smartphone, e poi alla fine ne basta una. Certo, magari non abbiamo la ultra grandangolare, magari non abbiamo la ottica zoom, la stabilizzazione ottica, però bisogna capire prima di comprare un telefono se realmente ci serve. Sto comprando un telefono perché ho quella necessità o perché ho quella voglia o quel gusto? Mi piace quel telefono, lo voglio comprare, lo posso comprare, lo compro, ci mancherebbe altro. Il concetto è che se sono influenzato dalla pubblicità proprio perché mi vuol far credere che mi serva quell'oggetto a tutti i costi, che devo spendere per forza 1000 euro o anche di più in tutti i modi per avere quel determinato oggetto, mi servano quelle caratteristiche, beh, sicuramente lì mi sto facendo influenzare troppo da appunto marketing e pubblicità. Alla fine sono oggetti tutti diversi, costo diverso, prestazioni diverse anche sotto l'aspetto fotocamera, quello è verissimo, però dobbiamo veramente capire se quell'oggetto ci serve o se appunto è marketing. Questo BlackBerry 600-700 euro all'uscita funziona praticamente allo stesso modo di questo iPhone da 1200 euro all'uscita. Funzioni ovviamente leggermente diverse su iPhone, fluidità diversa, ma poi alla fine nell'uso quotidiano, almeno a me, non cambia praticamente nulla. Fammi sapere anche la tua opinione. Ciao, al prossimo video.
Yeah.